Cesare Milaneschi oggi presenta il suo libro all'università. Quali sono i tratti che caratterizzano il volume da lei scritto? Il mio volume tratta soprattutto del ramo cattolico italiano che si riferisce al cattolicesimo liberale della seconda metà dell'Ottocento, dove questo ramo italiano ebbe atteggiamento soprattutto di ricerca di unità delle chiese cristiane e di riforma della Chiesa. Questa fu la loro preoccupazione. Con questo atteggiamento si opposero molto decisamente alle pretese di Pio IX di riavere ancora indietro lo Stato Pontificio dopo la fine del processo di unità dell'Italia, e soprattutto si opposero al suo progetto di opposizione alla cultura liberale che portò e aveva portato alla unità d'Italia, e per cui era un contrasto dove con l'affermazione dell'antica fede cattolica cristiana dei primi secoli del cristianesimo, quando le chiese cristiane erano unite, quando ancora non c'era separazione né tra cattolicesimo e protestantesimo e nemmeno tra cattolicesimo e ortodossia, perché anche l'ortodossia faceva parte dell'unica chiesa cristiana, ecco, queste persone, facendo riferimento ai primi secoli della Chiesa, si chiamarono vecchi cattolici in opposizione alle novità strane portate da Pio IX nell'ambito della storia ecclesiastica italiana, ma anche europea e mondiale.